strada. Sarà un invito al viaggio verso paesi senza alcun pedaggio. Se fossi un'autostrada, sull'asfalto nascono rose. Eppure questa notte non è fiorita, aveva per petali il tuo sorriso, per profumo la tua giovinezza. Sull'asfalto nascono canzoni. Eppure una questa notte si è udita, aveva per vento la tua voce, per spartito i tuoi sogni. Ci sono io e ci sei tu. Ci sono io e ci sei tu. Sull'asfalto nascono rose. Eppure questa notte non è fiorita, aveva per petali il tuo sorriso, per profumo la tua giovinezza. Sull'asfalto nascono canzoni. Eppure una questa notte si è unita, aveva per petto la tua voce, per spartito i tuoi sogni. Siamo tornati dopo questi minuti fantastici di ascolto. Abbiamo ascoltato appunto Se fossi un'autostrada di Angelo Moccia. Angelo, una canzone che fa parte della nostra giornata, come ti dicevo, perché è in programmazione sulla nostra piattaforma, ma che potete ascoltare anche su quali... C'è il video su YouTube, ma c'è anche su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Google Play, Apple Music, iTunes. Quindi Big, noi dobbiamo invitare sicuramente a non farmi cadere, perché vedo che mi fai pendere da quell'altra parte. Avevo cercato di fare un attentato, no, va bene. Quindi cerchiamo di ascoltare, di regalarci questi... Assolutamente, io volevo fare una domanda per gli amici, i fan che conoscono chiaramente Angelo. Ma tu che rapporto hai col mare, Angelo? Ti piace il mare? Sì, più o meno. La montagna? Mi piace più la montagna, va bene, quindi abbiamo capito che... Visto da come ha risposto sulla domanda del mare, mi piaceva. Quindi On The Beach oggi è venuto a trovarci, ci ha fatto molto piacere qui a Lido, insomma più a questo programma CNT Radio. E chiaramente progetti futuri si può già parlare, Angelo, oppure... Sto programmando l'uscita di un altro singolo. Ecco, allora, quindi, e come dicono a Bergamo, le orecchie pesole, sulle orecchie. Noi mi raccomando. Vogliamo l'esclusiva. Sicuramente verrai a trovarci e speriamo di portarti fortuna. Adesso me ne vado e te la cavi, te la canti e te la suoni. Angelo, noi ti dobbiamo ringraziare per questo ingresso fantastico che ci hai regalato stamattina. Vi invitiamo nuovamente ad ascoltare la canzone su tutte le piattaforme, a breve lo troverete nuovamente sulle nostre pagine. Io sono in compagnia di Angelo Moccia, Se fossi un'autostrada. Angelo, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie. Un bacio e un abbraccio a tutti voi e continua così, perché davvero riesci a tirar fuori le emozioni e a trasmetterle nel modo giusto. Arrivano al 100%. Grazie mille.
Sono andato, non so, ho fatto bene. Sì. She Drives Me Crazy, questo brano che ha spezzato quell'incantesimo, grazie all'amico Angelo che ci ha spiegato un po' questa canzone, questa forma di soul molto 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 italiano, però bello, piacevole. Poi devo dire una cosa, spezzo una lancia nella canzone di Angelo, è molto bella, molto fresca e... Alle volte, quando si parla di qualcuno che non c'è più, si va a finire molto spesso nella tristezza. In questo caso è una sorta di inno alla vita, te lo dico proprio così, d'amblè, al volo, insomma. Non sono musicista, però ne ascolto tanta di musica. Quindi complimenti e chapeau per quello che hai fatto, Angelo. Molto, molto bella. Intanto, She Drives Me Crazy. Lei mi fa impazzire, come fai tu stamattina, che non te capisco. Era un brano degli inglesissimi The Fine Young Cannibals, i giovani cannibali. Si tirano fuori questa cosa, e Lucio aveva richiesto questa canzone, quindi Lucio, era tutta per te sta song che sentiamo ancora di sottofondo. E Lucio, mi ricorda una cosa, ti ricordi a Londra nell'89? Ma con te? Lucio, tu e Lucio? Lucio è stato con me a Londra nell'89, insomma, per dei concerti, delle cose, siamo divertiti molto, però tutto non mi ricordo, e meno male forse, perché siamo andati in un pub una sera, non ti dico, abbiamo bevuto anche il barista probabilmente, comunque è stato bellissimo. Grande Lucio, intanto per esserti ricordato di questo momento, e poi per questa bella song appunto dell'89, She Drives Me Crazy dei Fine Young Cannibals. Come rispondi tu? Io rispondo con un mix, è un mix perché sono sette persone dove si fondono appunto dialetto siciliano e salentino, è proprio un brano sud. Sono appunto sette persone che omaggiano il reggae muffin. All right. Che c'ho fame, non sono i muffin. Il reggae muffin è un brano dell'anno scorso. Loro sono Brusco, Sur Sound System e Shakalab con A Comincialo Party. Vai. Tutte carre Paolo si legge, alzano il volume dell'impianto a manetta, un gesto andare che la gente se l'aspetta, c'è questa ballando con le mani un sacchetta, famo di sei Italia quanto ci metto, tu parte a cominciare, ti lo dico a re, muovelo, mettete a stannare, non ci pensate, con la comincia lo parte, ne partiamo momo, e stai cantando sicuro, una divertiamo momo, ora vedi che cucci dai, con ne spartiamo momo, quando comincia lo parte, ci siamo, quando comincia lo parte, ne partiamo momo, e stai cantando sicuro, una divertiamo momo. Non è che cucina, non è spartiamo momo, quando comincia la parte, ci sono.
fatemo un giro, te diverti, te sicuro, mo te dico a dove puoi giuare. Non ci sono tu paragoni, tante belle situazioni, te sto sono mo li fate catturare. Non ci sto mo di sciuno, che se nasce un coraggiato, che buca una notte con una passata. Se mi faccio una luce, noi non la sono, se dico sciacala, bluto di quello brusco. Vai che posto è pieno, piano antipanico, nel party tanti stati d'animo. Certo non è abita da bravi, può vai rapido, il culo con i DJ di questo calibro automatico. Non è previsto cambio d'abito, sudato fradicio, con un bicchiere troppo carico, atto bananico. Prego fai il primo forward, metti in grafico, c'è prima cosa da da da, anzo fanatico. E già la vita, ora la musica, ora non fego. Se c'è da guida giusta, te sicuro che tu vai a capo. Se io ne c'è, sto parti a cicchite con un lino poco. Non riesci con te per me, cade, se si lupa velociato. Perché ognuno di noi lo impugna, tutti quanti insieme se gemma. Uno regola, l'altro c'è di ne ferma, perché la musica è tutto umana. Parte, ne partiamo momo, e stai tranquillo sicuro, ne divertiamo momo. Amore, vedi che cucci dai! Non ne spartiamo momo, quando comincia lo party ci siamo. Quando comincia lo party, ne partiamo momo, e stai tranquillo sicuro, ne divertiamo momo. Amore, vedi che cucci dai! Non ne spartiamo momo, quando comincia lo party ci siamo. Mezza confusione che a momenti ti perdi. Un tipo che ti bracca e vuole fare su un selfie. Ci vicina una fotografia che manco ci tassi. E a ti fa dire alle chi mi dire capite c'è sempre. Così piazza face casse. Si giascina senza forza niente. Vincia lo party. Ed erano i... chi erano? I Soul Sound System, Brusco, questa canzone dove mix dialetto salentino e siciliano si sono fusi e hanno tirato fuori questo mix che ci fa ballare, ballare, ballare. Io intanto devo chiamare il 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri, perché ho perso la mia onda, l'onda più grande che qualcuno può... No, ecco. No, non facciamo è tornato! Le onde vanno e vengono e quindi si schiantano sul bagnasciuga. Che? On the beach. She drive me crazy. No, she drive me crazy. Sveglia! E perché? Ma perché me l'ha messo sempre lui? Allora, vabbè, She drive me crazy è una canzone che abbiamo appena ascoltato. Stavo appunto parlando con Angelo, cercando di steppargli qualche news. Io poi non sembrerebbe, più che un bagnino, sono anche un giornalista e mi interessa. In queste condizioni, musica. Big, ecco perché non ti fai vedere a tutto intero, Big? Ecco perché mi sono nascosto. Non funziona? Cosa non funziona? Funzionerà, arriverà. Ah, ci hanno cassato. Ci hanno fatto? Vabbè, su She Drives Me Crazy ci hanno, Facebook ci ha detto da Palo Alto, a regà, dovete pagare i diritti, così ci ha detto Zacca. Così, a regà. Dovete da pagare. Vabbè, è vero, probabilmente abbiamo esagerato un po', ma eravamo ancora presi dal fatto di Angelo e gli ho strappato un po' di notizie con il prossimo singolo, però ne parleremo, questa è un'altra storia. Va bene. Io non so cosa stai facendo, quindi noi li stiamo improvvisando, diciamo, perché altrimenti poi dai la palla rovente a me. Sì, ero in cucina, intanto ti organizzi per questo brano. Oh, yeah. Ero in cucina perché stavo facendo a botte con Amilcare per sapere oggi che si mangia. Ho detto, ma il primo? No, primo niente oggi. Oggi faccia a capa mia, ha detto. Ho famissima. Ho una fame proprio indescrivibile. Oggi mangio. Allora, Amilcare, cosa mangiamo oggi? Grigliata di gamberi e vino, perché il vino rosso? Comunque è noto che il bicchiere di vino rosso Amilcare lo dà sempre. Se l'è fatto già prima probabilmente, perché un bel vino bianco no, non andava bene. Amilcare ha detto no, il vino rosso. Ma intanto il ragionier Filini dov'è? Ieri si è mangiato una conca di cozze e dentro le cozze purtroppo è caduto anche il cameriere, si è mangiato anche il cameriere che stamattina non riesce a digerire. Infatti siamo carenti di personale stamattina, se ne è mangiati tra Junior Filini. Stamattina, siccome è piuttosto caldo, molte persone verranno nel pomeriggio, quindi se volete al bagno San Marco. Potete venire oggi dalle 17 che c'è l'anguria party e chi parte chi arriva, insomma, va bene. Intanto allora, Big... Adesso ti metto una canzone e ti porto, pensa un po', ti porto in Africa, pensa un po'.